Amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buongiorno ragazzi, buongiorno, si torna al lavoro. Il tempo è meraviglioso. Pasqua e Pasquetta invece ha fatto pioggia. È il classico, è un classico, è un classico, è un classico. Comunque, io penso che ormai il tempo qui in Sicilia si sia sistemato e adesso il sole la farà da padrone. E allora, questa sera Inter Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Chi andrà in finale? Punto di domanda molto 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 molto, diciamo, veramente col vero senso della parola. Chi andrà in finale? L'Inter, dopo Torino, sembra aver riconquistato un po' di smalto che i rossoneri invece sembrano aver perso, soprattutto in zona gol. Giroud non segna più, fa anche rimo. Ibrahimovic ormai il ragazzo è purtroppo pieno di acciacchi, quindi diciamo che sulla carta, perché poi con la carta, ragazzi, come disse il grande Totò, attenti colonnello, io c'ho carta bianca. Quindi sulla carta l'Inter sembra leggermente favorita per questo suo ritorno di condizione, di entusiasmo, chiamatela come volete. Faremo una live, quindi ci staremo insieme un paio d'orette, staremo insieme e ci godremo questo big match, perché è un big match. E vediamo chi arriverà in finale. Naturalmente San Siro sarà gremito, sarà veramente un bel vedere. Uomini chiave, chi potrebbero essere gli uomini chiave della partita? Beh, Brozovic, come sempre nell'Inter, è quello che fa, diciamo, girare la squadra, e questo un pochino l'abbiamo un pochino capito tutti. Brozovic da parte dell'Inter e da parte del Milan, chi potrebbe essere l'uomo chiave, l'uomo derby. Vediamo, io la butto lì, io faccio un nome. Questa sera la butta dentro Tonali, sì, giocatore che a me piace tantissimo, giocatore che rispecchia le caratteristiche di centrocampista offensivo e anche difensivo, mi piace tantissimo. E oggi penso che la butterà dentro. Detto ciò, qui da Siracusa, quasi Siracusa, siamo su 12,5 gradi. Tra poco, poi in giornata, vi metterò la rubrica Voce al Tifoso. Ho scaricato alcuni video, alcuni che mi sono arrivati, alcuni veramente simpatici. Continuate sempre la rubrica, mi raccomando, perché questa è una rubrica che andrà sempre in onda su YouTube. E noi siamo sempre work in progress. Oggi sto aspettando notizie per quanto riguarda il canale, a livello di migliorare sempre di più la qualità, i contenuti e tutto il resto. Vi abbraccio ragazzi, ci vediamo questa sera, ore 20:55, ma si scende fino alla fine forse.